vista grammaticale il testo è piuttosto semplice. Il primo distico ha come verbo principale proponis, il soggetto è tu, che corrisponde a mea vita, al vocativo mea vita, ovvero lesbia. Da proponis dipende una doppia infinitiva al futuro, con l'infinito futuro fore, iucundum atque perpetuum. Il soggetto dell'infinitiva è amorem unc nostrum. Gli ultimi due distici invece dipendono dal verbo principale facite imperativo, da cui dipendono le due, la prima subordinata introdotta da ut, che è una completiva, e la seconda, questo ut può avere sia valore finale che valore consecutivo. In realtà entrambe le sfumature possono andare bene.